Benvenuti ad una nuova edizione su tg10.it. Queste le notizie di oggi. Sono in pagamento i contributi di libri di testo riservati agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado. E da notizia l'assessore ai servizi sociali del comune di Gela, Chetti Damante. L'assessore ha precisato che gli interessati possono recarsi a qualsiasi sportello della banca Unicredit muniti di un valido documento di riconoscimento e di codice fiscale per incassare le somme di denaro relative all'anno scolastico 2012-2013. Saranno aperte altre due porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del Giubileo della Misericordia, lo ha annunciato il vescovo Monsignor Rosario Cisana. A Gela il 6 gennaio presso la piccola Casa della Misericordia e a Enna presso il Centro d'Accoglienza Santa Lucia. Inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità, nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Continua nei locali del Museo Archeologico Regionale di Gela fino al 20 dicembre la mostra d'arte contemporanea mediterranea al cura di Salvatore Parlagreco. L'iniziativa è dell'Accademia Internazionale Città di Roma, presieduta in Sicilia da Maria Ventura. Seconda mostra Presepi in Comune, realizzata dalle scuole locali, promossa dall'associazione turistica Proloco Gela. Si terrà dal prossimo 19 dicembre al 6 gennaio al Palazzo di Città. Previsti intrattenimenti e degustazioni. L'ingresso è libero. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure sul nostro portale www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.